cosa ha comperato? Stiamo cercando di capire cosa... generi alimentari, di tutto. Di tutto, se ne sbotta una settimana almeno. Quindi ha detto, così non esco più? Ha fatto la spesa? Certo, sì, cerco di limitare le uscite il più possibile. Ma che tipo di cose? Scatolame o anche... Pasta, scatolame, pane, quello che serve in famiglia. Vado una volta al giorno, così almeno riesco ad uscire e prendere un po' d'aria. E ma cosa compri di socco? Cioè, cosa prendi? Ho comprato il pane e l'insalata, perché è difficile stare a casa, anche un po' di cioccolata, che in questi giorni serve per tirare sul morale. Quando mi riguardo ho comprato le solite cose che compro di solito tutti i giorni, non ho fatto nessun approvvigionamento perché era stato detto che i negozi sarebbero stati riforniti, quindi è inutile fare questa corsa e svuotare questi scaffali, mi sembra deprimente, mi sembra una zona di guerra. E quindi niente, ho comprato le mie solite cose, un po' di frutta, un po' di verdura e basta. Prodotti più che altro a lunga durata per quanto mi riguarda, carta, pasta, biscotti, cosa che poi mi evitino di tornare nel supermercato possibilmente. Quindi quante volte va a fare la spesa in linea di massima? E al supermercato cerco di andare una volta alla settimana. Io ogni tanto esco e compro quello che mi serve, poi compro tanta roba e quello che c'è c'è, però sempre devi fare attento e non frequentare tante persone, vai da solo e puoi tornare a casa. Cosa deve comprare? Io devo comprare una bottiglia d'aranciata, basta. E poi i dadi, queste cose qua che servono. Perché la spesa l'ho già fatta ieri, la spesa buona. Però mi sono dimenticato qualcosa, ecco, per cui devo farla. Quindi è anche un'occasione per riuscire un attimo. Anche per questo, per prendere, beh, non dico una boccata d'aria perché non si può. Bisogna stare attenti, insomma, a quanto pare sto virus. Pensi che ho 4 figli a Bergamo. Pensi alla mia preoccupazione, mamma mia. E li sente ogni tanto? Li sento ogni giorno, anche la notte mi telefonano loro per dire papà non ti preoccupare, stiamo bene, abbiamo preso le precauzioni, ma speriamo bene.